Ed eccoci nel centro di Njalesund, a 107 km da Longyearbyen, 79 gradi nord, 30 abitanti durante la lunga notte polare fino a 130 d'estate. Questo è l'insediamento umano permanente più a nord del pianeta. Qui a Njalesund si viene solo per fare ricerca scientifica o per dare supporto agli istituti di ricerca di 15 nazioni che hanno qui la loro base permanente. Il villaggio internazionale per la ricerca di Njalesund è accessibile tutto l'anno grazie al porto, dove arriva ogni 23 giorni la nave dei rifornimenti. Trasporta il combustibile per alimentare la centrale elettrica, mezzi, strutture e strumenti scientifici per le basi, ma anche la tanto attesa frutta e verdura fresca. Njalesund è un villaggio verde. Nulla viene disperso nell'ambiente e la nave serve anche a raccogliere i materiali di rifiuto differenziati in 12 diverse categorie. Nel mezzo di una inaspettata tempesta di neve, mi dirigo verso la base del CNR Dirigibile Italia. Buongiorno! Eccoti! Eccomi, sì! Buongiorno! Nella tempesta! Hai visto? Era bellissimo! Atterrata con il bel tempo, mezz'ora dopo non saresti atterrata. Ciao! Ragazzi, un bacio. Scarpe! Scarpe! Bene. Eccoci! Ok! Eccoci! Ah, fantastico! Il tempo di un caffè e poi subito le istruzioni del capobase. Regola numero uno, non si può uscire dall'abitato senza fucile. Ma prima di poterlo utilizzare, devo seguire il corso di autodifesa dagli orsi polari, obbligatorio per ogni nuovo arrivato. Qui c'è l'armadio dove vengono custoditi i fucili e munizioni. Separati perché in caso di incendio devono essere separati. Questa è una cassettina antiesplosione. Il satellitare, il telefono satellitare, quando magari andremo fuori o andrai con uno dei colleghi, mi verrà assegnato un telefono satellitare con tutti i numeri che in caso di emergenza devono essere chiamati. Perfetto. La cosa importante, più importante di ogni altro qui, è il radio quiet. Telefonini spenti. Telefonini spenti, tanto usati solo come sveglia. Sì, a proposito di sveglia, è un'esperienza unica, ma è assolutamente necessario che quando si arriva intorno a mezzanotte, l'una, si va a letto e si prova a dormire, perché con la luce del sole il rischio è che si rimane sempre svegli e dopo due o tre giorni si è distrutti. A 1400 km oltre il circolo polare artico, il sole rimane sopra l'orizzonte senza mai tramontare da fine aprile a fine agosto. Un sole di mezzanotte che qui dura 4 mesi.